Galanzese, 1 Tasiani, 2 Martini, 3 Silvestri, 4 Fiore, 5 Banfi, 6 Tamai, 7 Arrigoni, 8 Tatani, 9 Milazzo, 10 Fiumicelli, 11 Pederniana. A disposizione dei neroverdi 12 Salvadori, 13 La Rocca, 14 Pignatiello, 15 Libralon, 16 Daloia, 17 Bianchi, 18 Colombo. Allenatore Palazzi. Arbitra l'incontro il signor Radicioni della sezione di Milano, che verrà coadiuvato dagli assistenti Ritossa della sezione di Milano e Sola della sezione di Busto Arsizio. Neroverdi, ale! Silvestri adesso deve vedersela con due avversari, comunque li costringe all'errore, al momento di mettere al centro questo pallone. Attenzione, stava una grande occasione. Ora Milazzo! Nuova rimessa laterale in favore della Castellanzese. Adesso Arrigoni, porta spazio tre avversari, va sul fondo Arrigoni, mette il cross che viene deviato, quindi arriva il primo calcio d'angolo della gara. Primo fra tutti il capitan Banfi, che va a cercare gloria in area di rigore. Parte il traversone, adesso per non correre rischi mette direttamente in fallo laterale. Difensore del Tradate, continua ad attaccare la Castellanzese, Fiumicelli si incarica della rimessa laterale, Fiore lascia lì il pallone per Fiumicelli che lo appoggia corto a Pederniana, arriva un altro calcio d'angolo in favore dei neroverdi. Sappiamo la Castellanzese occupa la prima posizione in classifica, quota 30 punti, mentre invece per differenza reti il Tradate è penultimo in classifica, a quota 5 punti, gli stessi totalizzati dal Brebbia. Il pallone arriva in area di rigore. Capitan Banfi che sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio di punizione, arriva alla porta di Pederniana e da pochissimi passi è presente il capitano, davvero da attaccante d'area di rigore, anche se lui è un difensore e che capitano. Banfi sblocca il risultato, Castellanzese 1, Tradate 0. Quindi la Castellanzese ha iniziato come meglio non poteva questo match, dopo un quarto d'ora ha sbloccato il risultato proprio Dario Banfi che adesso mette in moto Martini. Adesso prova a prendersi tutta la fascia di sua competenza, si appoggia adesso a Pederniana, sovrapposizione di Martini, premiata benissimo da Fiumicelli, Martino al centro. Ancora un lancio a scavalcare la linea mediana del campo, Banfi, controllo così così, attenzione, c'è spazio per gli attaccanti avversari, attenzione, pallone al centro, Martini, provvidenziale chiusura del numero 2 della Castellanzese. E adesso prova a farsi... Adesso però lo regala la Castellanzese, Tatani, Arrigoni. Alla fascia, un tiro, un cross, non si sa come. Sono saliti i saltatori in maglia gialla. Arriva il traversone, Pasiani ci arriva, non tiene lì il pallone, porta sguarnita. È un brivido per la Castellanzese. Però si era stata segnalata tra l'altro una posizione di fuorigioco. Lavora bene nello stretto qui la formazione ospite che adesso cambia fronte d'attacco. Pallone al centro dell'area e questa volta Pasiani in uscita bassa. Però ha preso un colpo. Adesso si allontana Arrigoni. La conclusione è affidata a Fiumicelli. Prova ad andare direttamente in porta. Il pallone non si abbassa a sufficienza. Arrigoni va dalla bandierina. Mette fuori ancora il difensore. La stoppa Fiumicelli. Mantiene il possesso del pallone. Fiumicelli, ancora Fiumicelli. Non gli lasciano fare il tiro. Ancora Fiumicelli, intervento deciso ma sul pallone, prova addirittura la conclusione di prima intenzione Tatani. Si resta sull'1-0 in favore della Castellanzese, Banfi, Milazzo, ancora per Arrigoni, di nuovo da Milazzo. Martini, adesso sul pallone, va a servire l'inserimento di Milazzo che arriva sul pallone, ha fatto un golasso incredibile in tutto. Secondo il direttore di gara c'è stata un'irregolarità. Castellanzese è comunque riuscita a trovare il gol del vantaggio, adesso Milazzo va a guadagnarsi un altro calcio di punizione. Tutto pronto per il calcio di punizione, parte Fiumicelli, pallone
arriva in area di rigore Banfi di testa, Fiore! È Fiore e la Castellanzese trova il 2-0, assist di Banfi, gol di Fiore, tutto di testa, tutto molto bello. Castellanzese 2, Tradate 0. Si chiude quindi qui la prima frazione di gioco, Castellanzese in vantaggio per 2-0 sul Tradate, decidono i gol di Banfi e Fiore. Riconquista il pallone al limite dell'area di rigore, Fimicelli in area di rigore e gli dice no al portiere del Tradate, che si supera in uscita, è stato bravo a chiudere lo specchio della porta Fimicelli, calcio d'angolo in favore della Castellanzese che inizia subito forte, che si sono proprio fatti sorprendere in entrambi i gol proprio da situazioni da palla inattiva, quindi questo saranno ovviamente le cose su cui dovrà ancora lavorare il Tradate, il suo colpo di tacco poco fa e adesso invece prende un colpo, il numero 11 nero verde, calcio di punizione, un altro calcio di punizione da posizione interessante in favore della Castellanzese, Fimicelli sul pallone, tutto pronto, parte il numero 10 direttamente in porta e ancora una volta gli nega la gioia del gol il portiere del Tradate che si allunga e si rifugia, ancora Tradate, c'è spazio adesso per il numero 2 in maglia gialla, si occupa di lui Silvestri, arriva il cross, facile presa di Pasiani, con questa palla ancora la Castellanzese con Pederniana, Fiumicelli per Pederniana in area di rigore, Pederniana arriva prima ma ancora una volta ci mette il piede il portiere del Tradate, adesso ha preso un colpo Pederniana di testa, riesce a servire Fiumicelli che può andare verso la porta ad attendere rinforzi, si va per le vie centrali, Milazzo prova la conclusione, si apre troppo il suo destro, pallone, la retroguardia del Tradate però non riesce a ripartire con efficacia, questa è un'attesa e forza, ogni giocata dei portatori di palla avversari, Fiumicelli che parte in posizione regolare davanti al portiere, Fiumicelli, no, era l'altro in fuorigioco, secondo noi, Tatani salta l'avversario, adesso ci superiorità numerica per la Castellanzese, tocca in avanti per Fiumicelli, Fiumicelli salta il portiere, Fiumicelli, è fuori gioco, Milazzo pallone che stava per arrivare ad Arrigoni in area di rigore, si gira bene in area di rigore nello stretto, il numero 18 che libera al destro a sorpresa, si alza troppo il pallone, aveva visto un potenziale passaggio, attenzione siamo già dalla parte opposta del campo in area di rigore questa volta della Castellanzese, attenzione il pallone attraversa tutta l'area di rigore ma per fortuna della Castellanzese non c'è nessun giocatore in maglia buona per il tiratore del Tradate che dalla posizione che ha assunto sembra proprio deciso ad andare ad una conclusione di potenza, barriera folta di fronte alla porta di Pasiani, parte la conclusione, si alza troppo il tiro, potente ma impreciso, date. Arriva adesso questo traversone buono, Pasiani aspetta lì il colpo di testa del Tradate, questo è di fatto nel fondo, preferisce temporeggiare il numero 2 della Castellanzese, arriva adesso al cross, Colombo non riesce a controllare, arriva adesso Silvestri, alimenta l'azione offensiva, prova la conclusione, è nero verde, è nero verde, è nero verde, è Silvestri, è la Castellanzese, cala il tris proprio con il suo numero 3, arriva al terzo gol, un grande gol, una grande Castellanzese, Castellanzese 3, Tradate 0. Si alza la bandierina ma soprattutto arriva il 13 fischio, è arrivata anche la 13 giocata vincente per i ragazzi di Emiliano Palazzi che quindi si impongono per 3-0 sul Tradate in questa 11ª giornata di campionato.